Dov'è il nonno? Di chi cerchi? Chi sei? Dov'è il nonno? Tu cerchi del vecchio Smith? Quello che abitava qui? Sì. Dov'è? È morto. Aspetta, ma perché vai via? Dove vuoi andare? Anche Roske è morto. Sì, anche Roske. Perdonami, io te l'ho detto così bruscamente, vero? Il nonno è morto qualche giorno fa, tra le mie braccia. Ma sai, prima di morire si è ricordato di te. Ha ripetuto con insistenza un indirizzo: casa Klügen, isola Wasilewski. E tu abiti lì, non è vero? Cosa fa? Aspetta! Senti, bambina! Aspettami! Maria, ma dove corri? Siete voi, Nikolai Sergeyevich. Buongiorno. Avete visto una ragazzina uscire dal portone? Sì, qualcuno mi ha urtato mentre salivo, ma non ho visto bene. Fa così buio qua dentro. In che razza di buco sei venuto a cacciarti, figlio mio? E chi sarebbe questa ragazza? Non lo so, è la prima volta che la vedo. È venuta a cercare del nonno. Sapete, quel vecchio che è morto qui. Dunque sarebbe la nipote? E così ha detto, sì. Povera bambina, deve essersi spaventata. Venite, venite avanti, Nikolai Sergeyevich. Non vorrei disturbarti, Vania. Ero venuto per vedere come stavi. Da un pezzo ormai non ti fai più vivo. Non sono stato tanto bene. Eh già. Finirai per ammalarti. C'è umido qui, c'è un filo di sole. Almeno curati la salute, figlio mio, lo dico per il tuo bene. Avevo tanto contato sul tuo successo per consolarci delle nostre disgrazie. Che cosa c'è di nuovo, Nikolai Sergeyevich? L'ho querelato. Cosa? Avete querelato il principe Valkovski? Il principe? Quel cane, dovresti dire. Sì, l'ho querelato per le offese che mi ha fatto. Doveva rimangiarsele tutte, dalla prima all'ultima. E così vi siete impegolati in quel processo. Siete ingenuo, Nikolai Sergeyevich. E tu cosa avresti fatto? Ti tenevi le offese e magari lo ringraziavi anche. Tu non sai quello che va dicendo adesso contro di noi, contro Natasha. No. Perché? Cosa dici? Quando ha scoperto che il figlio veniva a trovarci, si è vendicato con altre calunnie. Ecco, calunnie ignobili. Ecco quello che dice. Ma Alyosha lo sa? Ho dovuto pregarlo di interrompere le sue visite. Da un pezzo ormai non viene più a casa nostra, ma non è di lui che mi preoccupo. È di Natasha. Ma che però tormentarvi, Nikolai Sergeyevich. State tranquillo, vedrete. Col tempo tutto si chiarirà. Ma il tempo. Ma intanto lei soffre. Vedessi com'è cambiata. Da molto è cambiata. Non da ora. Vania, se almeno le parlassi tu. In te ha sempre avuto fiducia come in un fratello. Per questo sono venuto. Per pregarti di aiutarla. Cerca di alleviare le sue sofferenze, Vania. Figlio mio, fallo per noi poveri vecchi. Natasha, tra poco sarà l'ora della funzione. Non ti prepari. Sì, mamma, vado. Adesso verrà tuo padre. Almeno da lui fatti vedere serena. È così preoccupato, povero uomo. Ma io non ho nulla. Perché preoccuparsi? Oh, Natasha, ma credi davvero che io sia cieca? Qualche tempo fa, quando ti alzavi alla mattina, ti sentivamo cantare come un uccellino. E subito ci consolavamo. Mentre adesso...
Che dite? Io sono felice anche adesso. Vado a prepararmi, va bene? Ma voi state tranquilli. Eccoci qua. Meno male. Anche tu, Vania. Oh, finalmente. Oh, ti sei sciupato, caro. Sedetevi, sedetevi su. C'è il tè caldo. E Natalia Nikolaevna, come sta? È in casa? Sì, sì. È in casa. Ora verrà. Belischi. Belischi fa ancora della critica? Sì, ancora, sì. Ah, sì? Sempre sullo stesso giornale. Tutto questo scrivere, scrivere. Grazie. Uno non può mettere una parola sulla carta che subito mezzo mondo gli si precipita addosso con le critiche. Chi ci vede questo, chi quello... È un rompicapo. È il tè che scotta, non lo posso soffrire. Che tarsi per così poco. Aggiungiamo subito un po' d'acqua fredda. Ecco, ecco fatto. Come volano le giornate. Brava, fai giusto in tempo per la funzione. Hai visto? È venuto Vania. Ti accompagnerà lui, è vero Vania? No, forse non andrò stasera. Non mi sento bene. Ma come, cara? Ti sei preparata? Va, Natasha. Va a pregare il Signore. Ma davvero non vuoi che ti accompagni, Natasha? Ma perché? Perché non dovresti? Ora si mettono a fare anche i complimenti adesso, no? Fate due passi insieme. Vi farà bene. La mamma ha ragione, Natasha. Sei sempre chiusa in casa. Ma cosa sono? Cosa sono queste tenerezze adesso? Su, mettiti il cappello. Su. Copriti, cara, che fa freddo. Lo vedi? Lo vedi come sei pallida? Oh, dimenticavo. Tieni, mettila al collo, che la Santa Vergine ti protegga, figlia mia. Addio, addio mamma. Anche voi, padre mio, beneditemi. Ma cos'hai, Natasha? Ma bambina mia, perché piangi giorno e notte? Io lo vedo, sai... Lo vedo, anima mia, come ti struggi. Ma dici tutto, aprici il cuore, Natasha. Non è nulla, è che non mi sento bene. Che il Signore ti benedica come ti benedico io, figlia mia. E ti dia la pace dell'anima. Addio. Vania, caro, ti prego, caro. Va con lei. Accompagnala. Non lasciarla sola. Ti prego. Soffoco. Natasha, tu non ti senti bene. Torniamo a casa, eh? Ma dove vuoi andare?
tornare a casa. Ma non capisci che me ne sono andata per sempre, che non ci tornerò più. Che cosa dici? Ma com'è andata per sempre? E dove vuoi andare, Natasha? Ma guardami, che è possibile che... Sì, me ne vado. Me ne vado con Alyosha. Ma no, non è vero. Non ci credo. Ma come puoi scappare di casa così di nascosto, Natasha? Ma come una ladra andartene, come una... Ma tu! La ragazza che stimavo, che rispettavo, che avrei sposata. Oh, puoi dirlo, Vania, nei diritti. Ma come hai potuto deciderti così tutto a un tratto? Ma non pensi? Natasha, amica mia, ascoltami, ma perché lo fai? Nessuno ti vieta i tuoi sentimenti, nessuno te li rimprovera. Lo vedi che io stesso per il primo non ti dico nulla, eppure sai quanto ne soffro, ma ridurti a questo, perché? Domandi perché. Perché altrimenti lo perdo. Perché se non gli sta accanto ora per ora mi dimentica. Mi dimenticherà ugualmente prima o poi, ma almeno così durerà un poco di più. Non chiedo molto, un poco di più. E dici che ti ama e può dimenticarti. Ma che amore è il suo? Oh no, non accusarlo. Lui non è come te, non è come noi. È un bambino. Si può far colpa a un bambino se dimentica. Mi ama, sì, ma basterebbe una settimana. Basta che per una settimana non mi veda, io non esisto più. Nonostante questo, però, ti chiedo di abbandonare tutti e di seguirlo, eh? Non mi ha chiesto niente, sono stata io. Mi ha detto che il padre vuole che si sposi. Ha trovato la fidanzata, una ragazza bella, ricca. Si chiama Katia. Alyosha l'ha veduta e gli piace. Forse era già innamorata. Ma come? E te l'ha detto lui stesso? Non te ne stupire, mi racconta tutto. Credi che sarebbe meglio se mi ingannasse? Credi che soffrirei meno? Lui è sincero. Se Katia gli piace, potrebbe davvero abbandonarmi per sposarla. E se lo lascio solo, lo farà. Ma no, ma la tua è gelosia. La tua è soltanto pazza, cieca gelosia. Tu non lo stimi e neppure lo ami. Altrimenti non ne parleresti così. Forse, senza di lui, però morirei. Anzi, morire niente sarebbe molto peggio. No, preferisco mille volte rischiare quello che rischio adesso. Ma neppure a tua madre e a tuo padre hai pensato, anche se sai che di questo dolore ne morrebbero. È possibile che tu lo ami fino a questo punto? Ma perché insisti a non tormentarmi? So che amare come amo io è peccato e lo sconterò il male che faccio. Ma tu, Vania, non volermi. Ho bisogno di te, della tua anima buona. Che almeno questo mi rimanga, di tutto quello che ho perduto. Amica mia, sentimi. Siamo ancora in tempo, torniamo a casa. Ti scongiuro, vieni. Vieni, vi aiuterò io. Vi vedrete lo stesso, eh? Vi scriverete, io porterò le vostre lettere. Sono disposto a qualunque cosa, ma non ridurti a questo, vieni. Natasha. Nemmeno rispondi. Grazie. Grazie, amico mio, per quello che mi hai detto. Allora, hai proprio deciso. E Alyosha che cosa dice? Vi sposerete? Me l'ha promesso. Dovremmo sposarci domattina, di nascosto, fuori di città. Avevamo stabilito che sarebbe venuta a prendermi con una carrozza qui, sul lungo fiume. E sei venuta anche per prima. Forse non verrà. Forse in questo momento è da lei, da Katia. Sperava che non venissi io per poter dire che sono stata io che ho mancato. È stata colpa mia. Forse ha ragione, Vania. Mi inganna, è stanco di me, vuole abbandonarmi. Quando vedrai il babbo e la mamma,
Mi riconosci? Oh, ti ho aspettato tanto, sai? Sei scappata così. Io ero sicuro che saresti tornata. Non vuoi venire a prendere il tuo libro? Ma avrai freddo tu così. Ecco. Ecco, puoi tenerla. Posso venire a prenderlo adesso? Sì? Sì, certo, io stavo proprio andando a casa. Vieni, vieni. Spesso da lui? No, non potevo. Dove è morto? È qui, in questa stanza. Sì, ma sai, le ultime sue parole sono state per te. E doveva volerti bene. No, bene non me ne voleva. E tu? Tu dove abiti? Con chi vivi? Non bisogna. Cosa non bisogna? Niente. Non abito da nessuna parte. Aspetta. Aspetta, perché? Perché vuoi andare via così? Non prendi nemmeno il libro? Sei proprio una selvaggia, sai? Ecco, tieni. Verrai a trovarmi? Non lo so. Forse. Che ore sono? Le 8, non senti? Dove vai? Aspetta! Questa volta non ti lascio andare via. Ma perché scappi sempre? Di che cosa hai paura? Sono scappata senza dirlo. Lei mi picchierà, lasciatemi! Ma lei chi? Senti, tu devi andare all'isola Vasilievski. Bene, anch'io vado da quelle parti. Prenderemo una carrozza. Ti accompagnerò io, farai sempre prima che a piedi. No! No, da me non si può venire! Non si cosa? Può! Non si può venire! Maledetta sanguisuga, così mi ripaghi delle cure, brutta carogna, sei una svergognata, ecco che cosa sei. L'ho mandata qua vicino a prendere i cetrioli e subito approfittato per svignarsela. A dire che me lo sentivo quando l'ho mandata, mi doleva il cuore. Ma dove corri, dove vai? La mamma l'è crepata, lo sapete brava gente che è rimasta sola al mondo? Bene, ho pensato, faccio questo sacrificio in nome di San Nicola, mi prenderò in casa l'orfanella. Ecco, ecco la gratitudine, nei 2 mesi che la mantengo mi ha succhiato il sangue delle vene. E tace, tace sempre, puoi picchiarla quanto vuoi, ma tace. Mi fa scoppiare il cuore, ma tace. Scusate, Anna Trofimovna, perché prendervela tanto? Cosa può avervi fatto quell'innocente? La chiamate innocente? Per poco non mi fa crepare oggi. La mando a prendere i cetrioli e lei torna dopo 3 ore. Ma Dio mio, dove sei stata? Parla! Ecco, la vedete, questo cuore di stoppa, questa ingrata. Eppure, non sono stata io a condonare 14 rubli di debito a quella sudiciona di sua madre. Non sono stata io a farla seppellire a mie spese e a prendermi in casa questo demonio. Io voglio solo la sua felicità. Non volevo farle portare dei vestiti di mussolina. Le ho comprato anche un paio di scarpe.
L'ho fatta bella come un pavone. Oh, in due giorni questa sciagurata ha strappato il vestito in tanti pezzetti. Lo ha fatta brandelli, e mica per caso, ma che l'ho fatta apposta. Ce l'ho colta io stessa. Solo allora mi sono sfogata. Ma subito dopo ho chiamato il medico e ho pagato tutte le cure. Non è vero? Nega se puoi, demonio. E oggi per ringraziamento lei scappa, va bighellonando per la strada. Ma da chi vai a lamentarti, vipera? Sei medortica? O chi m'hai denunziato? Dillo, zingara, maschera randagia! Dillo, 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 zingara! Fermate! Ma che cosa fate? E questo chi è? Chi sei tu? Che vuoi in casa mia? Una donna senza pietà, siete vergognate! Sentite, viene qui e comanda. Ha trovato chi la difende, quella maledetta. Ma io mando subito ad avvertire il commissario. Che credi? Lui mi conosce e mi tratta come una signora. Viene qui a far scandali. E tu, che stai lì a guardare, per cosa ti paghiamo? Via! Via! Aspettate! Vuoi che ti rompiamo il collo? Via! Lasciatemi parlare! Via! Lasciatemi! E non tornarci più qua! O davvero ti va male! Aspettate! Via! Ho bisogno di parlare con quella bambina! A quanto pare ti hanno messo alla porta, fratello? Non mi riconosci, Vania? Guardami bene. Guardami. Pensami più giovane, più magro. Che ne dici, Vania? Perdinci, ma sei tu, ma solo Boyer. Proprio lui. Ti ringrazio di esserci arrivato. Ma guarda, chi si poteva immaginare che incontro? È quasi 10 anni che non ci vediamo, Ai tempi della scuola, o giù di lì. No, veramente vedersi no. Io ti ho incontrato parecchie volte, solo che Vostra Eccellenza oramai è diventato un generale del mondo veterano, no, è così, eh? Non scherzare, che generale, no. Io sono ancora tutto sconvolto per questa scena. Hai visto che gente, e quella megera poi. Ah, non sei tipo da trattare con quelli là, tu. Meglio che stai alla larga, vieni. Ci andiamo a fare 4 chiacchiere in un posto tranquillo. Ti va? Sì, ma dove? Ecco là, una pasticceria. Beh, una trattoria. Forse sarebbe meglio se la chiamassi osteria. Però hanno una vodka. Non volevi un posto tranquillo? Ma la vodka è proprio straordinaria, Senti, potremmo andare a casa mia. Abito qui vicino. C'è sempre qualche cosa per allietare lo spirito. Vieni, su. Ti farò conoscere la mia Sashenka e staremo allegri. È così, Alessandra Semyonovna. Ancora non avete capito che vi sto presentando un generale del mondo letterario, Solo una volta all'anno si possono vedere gratis. Gli altri giorni si paga. Cerca qualcuno più sciocco di me per le tue fandonie. Che generale può essere il signore senza nemmeno l'uniforme? Appunto, ti sto dicendo che è un generale del suo genere. Non date retta a mio marito, signore, fa sempre così. Basta che ci siano persone per bene e subito cerca di mettermi in imbarazzo. Anche questo sarà un modo come un altro per dimostrarvi il suo affetto. Ah, bravo! Anche voi adesso prendetemi in giro. Alessandra Semyonovna, noi stavamo parlando di cose serie, importanti. Poi, come bella mia, la bottiglia è vuota. Non ti vedo, ma so benissimo con che occhi mi guardi. Se fossi in te non me ne curerei. Oh, no. Ma se ti meravigli, sappi che tutto può succedere a un uomo. Stai diventando troppo complicato, Maslovoyev. Pretendi di giudicare il mio stato d'animo senza neppure guardarmi e nello stesso tempo ti giustifichi con dei ragionamenti ovvi. Non scherzare, Vania. Una sola cosa mi preme ricordarti. Anche se Maslovoyev si è lasciato traviare, il cuore qua è rimasto sempre lo stesso. Sono cambiate solo le circostanze. Ecco gli altri bicchieri. Grazie.
Ah, non ti meravigliare, sai, ma io sono incapace di bere sempre nello stesso bicchiere, poi hanno un profumo. Dunque, dove eravamo rimasti? Agli inizi della tua storia. Ah, già, già, sì, sì. Provai a fare il medico. Mi stavo preparando per prendere il diploma di professore di letteratura. Scrissi anche un articolo su Gogol. Mi impiegai. Adesso non sono più impiegato e guadagno il denaro in un modo molto più comodo. Prendo degli anticipi e difendo le giuste cause. Il mio lavoro consiste in affari segreti. Capisci? Credo di capire. No, no, no. No, non quello. Mi occupo di certi affari, in parte ufficialmente, in parte, diciamo così, per vocazione. Vedi, Vania, siccome anche ubriacandomi io non perdo il lume della ragione, così posso vedere chiaro anche il mio avvenire. Ma queste sono sciocchezze. Se parlassimo di te piuttosto. Di me? Come vuoi, ma non farti illusioni. In quanto a noia e squallore, la mia vita non scherza, sai. No, non è vero. Ti ho letto. Voglio dire, il tuo primogenito. Ah. Quando avevi letto fino in fondo, poco mancò che diventassi un uomo onesto. Poi ci meditai sopra e preferii rimanere come sono. Potrei provare a scriverne un altro. No, no. Poi ti vedi andare in giro con le scarpe rotte. Fai giornalista adesso? Sì, ma se lo voglio. Ti sei iscritto alle bestie da Soma? Presta poco. E allora, caro, meglio la vodka. Vedi, io per esempio vengo qui, mi ubriaco, poi mi sdraio e immagino di essere Omero, Dante oppure Federico Barbarossa. Già che l'immaginazione non ha limiti. E tu invece non puoi immaginarti proprio un bel niente. Prima di tutto perché tu vuoi essere soltanto te stesso e non un altro. E poi perché nella tua qualità di bestia da Soma non ti è permesso di avere nessun desiderio. Io vivo l'immaginazione e tu di realtà. In un certo senso è vero quello che dici. Senti, proprio perché io vivo di realtà, ti vorrei chiedere qualche informazione su quella faccenda di poco fa. Qual è l'informazione, scusa? Senti, caro Maslovoyev, non ti offendere, sai? Ma io ho avuto l'impressione che la storia di quella ragazza non ti giungesse del tutto nuova. Non è esatto. No, ma nemmeno inesatto. Del defunto signor Smith io seppi soltanto che era morto in un caffè. Quanto alla protettrice della ragazzina, la Bubnova, di lei so di sicuro qualche cosa. 2 mesi fa ho preso un anticipo da quella signora. Je prends mon bien ou je le trouve. E solo da questo punto di vista io somiglio a Molière. Ma pur avendole spillato tanti rubli, io mi sono ripromesso di fargliele snocciolare altri 500. È un'arpia. Si occupa di faccende poco pulite, proibite dalla legge. Ah, sì. E forse è un bene che tu me ne abbia parlato. È un'altra pista da seguire. Cosa? Che pista? Affari miei. Sapessi che razza di gente conosco. Tempo fa mi sono dovuto occupare di un principe, una faccenda da non credersi che ci sia dentro un principe come quello. Scusa, come si chiama questo tuo principe? Hai proprio bisogno di saperlo? Del resto, se ti fa piacere, sappi che si tratta del principe Valkowski. Pietro Valkowski? Appunto. Proprio lui, lo conosci? Sì, lo conosco, non molto, ma anche sul suo conto avrei bisogno delle informazioni. Ah, beh, sai, io so raccontare molte fiabe.
ma fino a un certo punto. Altrimenti perderei onore e credito, l'onore di un uomo d'affari. Ah. D'accordo. Mi racconterai allora quello che il tuo onore ti permetterà. Sì, dammi un po' di tempo e vedremo. Verrò a trovarti presto. Vieni. Ti preparerò certi argomenti che se tu li scrivessi su un libro nessuno ci crederebbe. Nessuno. E Nikolaj Sergejevich? Non sapete dove è andato? Lo chiedo a te, amico mio. Esce, sta fuori ore e ore. E quando torna non mi dice niente, neanche una parola. Matriona? Ma chissà dove va girando. Anche oggi, guarda, con questo tempo. Io spero sempre. Andrà da lei. Perdonerà la mia bambina. Ma ho paura a domandargli. E mi torturo. Già, voi vi torturate. Lui anche, bella vita. Vado di là a scaldargli un po' di minestra e gli farà meglio di tutti questi sospiri. Assassina anche lei. Una pietra deve averci al posto del cuore. Vieni qui, cara. Vieni qui, vai, racconta. Dimmi, t'aspettavo come un angelo per alleggerirmi l'anima. Cosa volete che vi dica, Anna Andreevna? Sono rimasto d'accordo con Natasha che questa sera andrò da lei. Come? E sei venuto qui? Allora se ti ha chiamato vuol dire che ha bisogno. Corri, corri da lei subito e poi torni qui a darmi notizie. No, non c'è nessuna fretta, Anna Andreevna. Natasha mi aspetta questa sera. Cosa volete che sia capitato? Io cercavo anche di Nikolaj Sergejevich. Perché sapete, quando vado da lei, vuole sapere di tutte e due. Cuoricino mio, non ci dimentica. Lo so che si strugge anche per noi. E dimmi, come sta? È dimagrita? Poco. Sì, no, non vi preoccupate, sta bene. Non è... Via, non piangete, Anna Andreevna. Non piangete. Lo so. E lo so, caro, piangere non serve. Ma se sapessi, se tu sapessi com'è doloroso. E poi, quasi non bastasse, quest'altra disgrazia doveva capitarmi. Quale disgrazia? Te lo ricordi, Vania, quel medaglione con dentro il ritratto di Natasha? Ah. Era riuscita così bella che pregai il pittore di farle due a luce. Ma lui non volle. Me la tenevo sempre qui al collo, insieme a lei a questa croce, vedi, con questo nastro, in modo che suo padre non se ne accorgesse. Lo sai che aveva ordinato di bruciare tutta la roba di Natasha perché non restasse più nulla di lei? Sì, lo so. Per me invece era una gioia poterla guardare di tanto in tanto, almeno così, nel ritratto. E stamattina non ho trovato più il medaglione, l'ho cercato, sai, ma come l'ho cercato? Dappertutto, ma che? È sparito. E adesso mi tormento. Se lo trovasse lui, Vania, mi trema il cuore solo a pensarci. Speriamo. Di vederti. Stavamo in pensiero con una così brutta giornata. Le giornate sono tutte uguali. Oggi avevo degli affari da sbrigare. Vado un momento di là a cambiarmi le scarpe, ma tu resta, dopo parleremo. Lo vedi com'è orgoglioso. Lo sa perché vieni qui. Lo sa che mi porti notizie di Natasha, ci lascia soli apposta. Ma con me finge, non si vuol piegare. E poi magari
Poi magari la notte lo sento piangere, lamentarsi. Sta tornando, non vi fate accorgere di niente, meglio. Questa pioggia mi mette un freddo addosso. Già, come ti dicevo, sono uscito per i miei affari. Che gentaglia. Lo sai che mi vogliono condannare? Condannarvi? E come possono farlo? Se avete tutte le ragioni. No, già, ma io chi sono? Chi mi conosce qui? Chi sono? Un capitano a riposo? Un possidentuccio di campagna con una tenutella di poche anime, un povero uomo, mentre lui, oh, lui il principe, lui ha amicizia, un nome, conoscenze, persino il magistrato, vedi, deve essere suo amico. Che cos'è questa roba? Un po' di minestra calda, non hai mangiato nulla a desinare? No, porta via, non ne ha voglia, non ne ha voglia. Capisci, Vania, così ti dicono, le carte non sono in regola. Non ci sono prove, ti condannano. Porta via, t'ho detto! Come volete. Ma vedrete che si tratterà soltanto di chiacchiere di tribunale. Non possono ancora aver preso una decisione. La prenderanno. In fondo cosa mi importa? Se devo pagare, pagherò. Venderò l'Ikmenivka. Sarò rovinato, ma almeno avrò le mani libere. Mi pianterò tutto e me ne andrò in Siberia. Oh, signore santissimo, che andreste a cercare così lontano? Perché? Qui a cosa siamo vicino? Non so, alla gente. Alla gente? Ma quale gente? Ai briganti, ai calunniatori, ai traditori. Sai, per questo non temere che li trovi dappertutto. Però se non vuoi seguirmi, guarda, io non ti obbligo. Ma che dici, Nikolai Sergeevich? Io resterei qui sola così, senza di te. Del resto, come vivremo qui? Soldi, mia cara, ci stiamo mangiando gli ultimi. E poi? Vuoi forse che vada dal principe a chiedergli perdono? Ah, e perché no? Tu cosa ne dici, Vania? È un'idea. Domani mi metto gli abiti da festa, Anna Andreevna mi prepara una camicia inamidata, vado da sua eccellenza, mi inginocchio ai suoi piedi e lo supplico di darmi un pezzo di pane. Ma Nikolai Sergeevich, carissimo, io non voglio nulla, non chiedo nulla, no. Io ho parlato così. Per la mia stupidità. Ti prego, non gridare. Vieni, Vania, mi rincresce. Non avrei dovuto parlarne. Ma forse è meglio così. Cioè, è meglio spiegarsi una volta per tutte. Io sono contento che tu sia qui. È in tua presenza, voglio dire. Basta. Tutte queste lacrime, questi lamenti, questi sospiri mi sono venuti a noia, ma basta, finito. Loro credono che io impazzisca dal dolore. Idioti, non si rendono conto che per me il passato non esiste più. Finito. Calmatevi. Non ho più ricordi, niente. Calmatevi, Nikolai Sergeevich. Abbiate pietà almeno di vostra moglie. Pietà loro ne hanno. Loro che in casa mia, alle mie spalle, tramano in favore di una figlia sciagurata, degna di ogni castigo, di ogni maledizione. No, no, mio caro, no, questo no. Fa pure di pure quello che vuoi, ma no, non maledirla, no. Invece sì, la maledico. Perché secondo voi dovrei essere io. Io, capisci, ad andare da lei a chiederle perdono. Guarda, queste sono le carte del processo. Da qui risulta che io sono un ladro. Che ho derubato il mio benefattore. Guarda, sono rovinato, sono diffamato per colpa sua. Caro, e vuoi ancora di bene, vero? Maledetta per sempre, per l'eternità. La mia
testa e il visino sotto i piedi. Un uomo crudele, orgoglioso. Il suo visino. Perdonala. Ti prego. Perdonala. Falla tornare a casa. E Dio terrà conto della tua umiltà, della tua misericordia. No. No, a nessun costo. Mai. Vi serve altro? No, Marta, va pure. Hai detto che mi chiamava? Con i nomi più teneri. Come se tu fossi ancora la sua bambina. E continuava a baciare e ribaciare la tua immagine. Povero papà. Natasha, amica mia, torniamo da loro. Quando? Anche adesso, subito. Ti accompagno io. Tua madre ti ha già perdonato. Tuo padre ti perdonerà appena ti vedrà. Andiamo da loro. No, Vania. Anche se tornassi a casa e mi raccogliessero come dici tu, credi che tutto tornerebbe come prima? E perché no? Mio padre non vuole più me. Vuole la bambina che ero. Quella che gli sedeva sulle ginocchia, gli diceva le poesie e non aveva segreti per lui. Se tornassi ora neanche mi riconoscerebbe. No, Vania, non è ancora il momento. Oddio mio, ma quando verrà questo momento? È possibile che tu non voglia fare il primo passo? Ma non è per orgoglio. Io lo so che cosa mi chiederebbe mio padre. Rinneghi il passato, il mio amore per Alyosha, e lo maledica. E io non posso farlo, non potrò farlo mai. Ma che hai, Vania? Perché mi guardi così? Niente, niente. Quando sorridi è come se soffrissi. Ti sei dimagrita, lo sai? Anche i capelli sono più folti. È un tuo vestito di campagna questo, eh? Me lo ricordo, sì. Dimmi di te, il tuo lavoro, vivi ancora in quella soffitta? Sì, sì, sempre. Ah, tempo fa venne la nipote di quel vecchio a cercare di lui. E l'altro giorno l'ho incontrata di nuovo, per caso, per la strada. Non riesco a togliermi dalla mente il viso di quella bambina. Che vita deve essere la sua. Sai, Natasha, che... Cos'hai? Non mi ascolti? Mi nascondi qualche cosa? No, non potrei nasconderti nulla. Sai, perché ti ho chiamato qui stasera? Ho deciso di separarmi da Alyosha. Non dici niente. È necessario, Vania, è necessario. Io gli rovino la vita. Non mi sposerà mai, non ha il coraggio di ribellarsi a suo padre. Io devo farlo. Vania, aiutami, tu consigliami. A consigliarti che cosa? Tu lo conosci meglio di me, no? Non sai com'è fatto? Dice che ti ama, intanto è disposto a sposarne un'altra. Ti ha obbligato a fuggire, poi ti trascura. Sono 5 giorni che non si fa vedere. Che ne sai tu? Chi te l'ha detto? Tu lo odi, vedi, lo odi. Non perdi occasione per umiliarlo ai miei occhi, per accusarlo. Non puoi parlare di lui senza astio. In fondo al cuore gli sei nemico, è la verità. Natasha, tu mi hai chiesto di aiutarti. Ebbene, sono qui. Che cosa vuoi che faccia ancora? Ascolta, potessi avere la certezza che li ama davvero, Katia. Che quella è la sua felicità. Potessi vederli insieme una volta, conoscere questa ragazza, sapere che cos'è per lui. Oh, che tortura sarebbe, ma almeno saprei. Ma lo lasceresti, ne avresti la forza. Oh, sì, tutto perché sia felice. Tutta la vita. E da lei adesso
È duro, Vania, che sia lui prima a dimenticarmi. Sta con lei, ride, ne parla. La guarda negli occhi come guardava me prima. Come lo ami. È vero. Ogni ora, ogni minuto, sempre questo pensiero fisso, sempre lui, sempre lui. Andiamo là, Vania, accompagnami. Ti ho tanto aspettato, ma devi accompagnarmi. Ma cosa, ma dove vuoi andare, Natascia? Ma sei impazzita? A casa della contessa danno una serata stasera. Agli Oscella, lo so, mi sono informata. Sono ridotta a spiarlo. Accompagnami. Voglio vederlo una volta. Mi basta vederlo una volta e capirò. Lo lascerò, te lo giuro, accompagnami. Ma no, ma non è possibile che tu esca in questo stato. Ma rientra in te, Natascia. Se non vai a venire, andrò sola, non importa. Ma io devo vederlo. Ascolta, amica mia, ascolta. E lui è venuto. Non posso farmi vedere in questo stato. Ti prego, Vania, coglielo tu e non dirgli niente, ti prego. Ah, eccolo, eccolo, guardate a che ora si presenta. Se era per voi, potevamo essere crepate da un pezzo tutte e due. Sì, andate, andate, vedrete come vi accoglierà. Fossi io lei. Non gridare. Che dirà Marv? È davvero tanto inquieta. Per fortuna siete qua, Ivan Gavrilovic. Anche voi mi giudicherete male. Lo so, la trascuro, non sono degno di lei, ma dov'è adesso? Posso vederla? Sì, certo, vi aspettava. Di che cosa temete? Di nulla. Mi giustificherò appena le avrò parlato. Natascia! Natascia, amore mio! Oh, caro, caro, io non dico niente, mi basta che tu sia tornato. Perché? Credevi che non tornassi? Ma su, questa volta però ti giuro non è stata colpa mia. Mi hanno trattenuto a forza, mio padre. Ma che dico, devo raccontarti tutto dal principio. Guarda, Natascia, guarda, non siamo più poveri. Non avremo più bisogno di impegnare la roba per andare avanti. Ma dove li hai presi, Alyosha? Chi te li ha dati? E hanno l'aria di essere buoni. Però se fossi io la signorina, non la passereste liscia lo stesso. Oh, non farci stare in pena, Alyosha. Spiegaci chi ti ha dato tanto denaro. Me lo ha dato mio padre per dimostrarmi che è contento di me. Visto? Tutti i soldi che mi aveva nascosto in questi ultimi mesi me li ha dati ieri in una sola volta. E sai perché? Per aver insegnato ad una cagnolina vecchia decrepita a dare la zampetta. Ma che sciocco che sei. Senti, Maria, vieni, mi riempio la testa di cacchi. Oh, sì, sei Alyosha. Ma non ci credi. È così. Stai a sentire. Vieni. La cagnetta è Mimì ed è la favorita della principessa Praskin, che è mia madrina. Ieri mio padre mi ha condotto da lei. Doveva chiederle non so che favore. La vecchia è molto potente, capisci? Ebbene, mia cara, ti farà meraviglia, ma ho fatto colpo. Ho insegnato a Mimì a dare la zampetta, sai, in 10 minuti. E ho conquistato la principessa. Oh, ma che dici, l'hai conquistata? Ma lo senti, Vania? Ma sì, sì, ti dico, aveva persino le lacrime agli occhi. Non voleva più lasciarmi andare via. Mi lo dava. Ha detto che sono il ritratto del principe suo defunto marito. In una parola, è pazza di me. Per questo vostro padre vi avrebbe dato quel denaro? Beh, forse non me lo avrà dato solo per quello. Che devo dire? Da quando è tornato da fuori, lo sapevi che recentemente era andato in Polonia? Ha degli affari laggiù. Beh, ma non importa. Da quando è tornato è diverso con me. Diverso come? Ma non so. Sembra che voglia essermi più vicino. Mi fa delle confidenze. Capirete che in queste condizioni è difficile metterglisi contro. Però sai, gli ho parlato di noi. Sì, gli ho detto tutto. Cosa gli hai detto? Che non volevo un'altra fidanzata perché avevo già la mia. Ed eri tu. Beh, così francamente ancora no. Ma l'ho preparato. E domani glielo dirò. Domani, senza fallo. Ma non fare quel viso, Natascia. Ti ho delusa. Ma anche mio padre, vedi, bisogna capirlo. È un uomo nobilissimo. Sì, nobile, buono, anche se non vuoi crederci, è così. E mi comprenderà. Non lo pensate anche voi, Ivan Gavrilovic? Io non conosco vostro padre, Alyosha, e non posso giudicare. È il migliore degli uomini. Natascia non vuole sentirlo dire. Ma no, mio caro, io non ho detto nulla. Non voglio davvero mettermi contro tuo padre. Questo no, ma non lo stimo.
Senti, Natasha, non inquietiamoci, angelo mio. Non ti ho ancora detto la cosa più importante. Siamo d'accordo con Katia. Lo sapevo che vi avrei meravigliato. Voi pensate, guarda questo sciocco. Non sa far nulla, combina solo dei guai. Ma no, mio caro, nessuno ti giudica. Ma perché vuoi umiliarti inutilmente? Oggi però dovete riconoscerlo, ho avuto un colpo di genio. Ho parlato con Katia. Lei non sapeva nulla di noi, sai? Le ho detto che sono legato a te e perciò lei deve assolutamente rifiutarsi di sposarmi. Ma com'è possibile, Alyosha? Le hai detto questo? È stato facilissimo, sai? Sono rimasto solo con lei e le ho raccontato tutto. Che ti amavo e che non ti avrei mai abbandonata. E lei? Che anima quella Katia. Come nobile. Dovresti conoscerla, Natasha. È una triste vita la sua, sai? Si sente sola, non ha nessuno che la comprenda. Mi ha confessato che cominciava ad affezionarsi a me. Si è messa quasi a piangere. E con che occhi mi ha guardato. Davvero, che adesso non so a chi volere più bene fra voi due. Ma perché? Che cosa ho detto? Natasha, non sospettarmi. Permettimi di parlare di lei. Quando sono con te, sento il bisogno di parlare di Katia. E quando sono con Katia, non so parlare che di te. Ma tu lo sai, sei tutto per me. Sì, caro, hai ragione. Non è nulla. Sono momenti che passano. È venuto su un cameriere a domandare se il signorino era in casa. Un cameriere del principe, del padre. Non ha detto altro. Ho veduto giù la carrozza, il principe sta salendo le scale. Sì, sì. Vai. Che c'è? Nulla, ma sembra che stia salendo vostro padre, Alyosha. Mio padre? Ma non mi aveva avvertito. Natasha, amore mio. Credi che io lo tema? Se viene a farmi visita posso ben riceverlo, no? Ma di che paura, Alyosha? Tanto è tutto deciso. So che è molto tardi e in circostanze diverse non mi sarei mai permesso di farvi visita a quest'ora inopportuna. La mia casa è aperta, prego. Forse non conoscete il mio caro amico Ivan Gavrilovic. Oh, certo. Già ci siamo incontrati in casa del conte Nainsky. L'anno scorso, mi pare. Veramente non ricordo. Ma io sì, benissimo. Prego. Grazioso qui. Confesso che ho dovuto penare non poco per trovarvi. Non conosco questa parte della città un po' fuori mano. E ciò ha ritardato ancora di più l'ora della visita. Mia cara Natalia Nikolaevna, vi chiedo 10 minuti di colloquio. Vi ascolto. Ma prima vorrei dire 2 parole a mio figlio. Non guardarmi così, come se dovessi fulminarti di chissà quali invettive. Siediti. Mio caro, non so se inquietarmi o congratularmi con te. Poco dopo la tua precipitosa partenza dalla casa della contessa, si è presentata a noi in lacrime Caterina Fyodorovna. Sì, sì, in lacrime. Dichiarando di aver rinunciato a qualsiasi progetto di nozze con te e di non voler assolutamente turbare la tua felicità e quella della creatura che ami. Voi, suppongo. Padre, io avevo detto a Caterina Fyodorovna. So benissimo quello che le hai detto. E ripeto, non so se inquietarmi o congratularmi. Inquietarmi perché hai rifiutato una dote di quasi 2 milioni di rubli. Lo confesso, mia cara. Io sono molto attaccato al denaro. Forse troppo. Nel nostro ambiente cosa volete è necessario. Voi che siete uomo di mondo lo ammetterete. Io temo di non esserlo, principe. O almeno non abbastanza. Già, voi artisti disprezzate la nostra società. Eppure anche questo può essere un errore. Ma non divaghiamo. Voglio solo spiegarvi, Natalia Nikolaevna, che il fatto di non essere né ricca né titolata è l'unico appunto che vi muovo. L'unico grave ostacolo che si frappone alle vostre nozze con mio figlio. Non ho mai chiesto nulla ad Alyosha. L'ho sempre lasciato libero. Verissimo.
E appunto perciò ho cominciato a stimarvi. Voi avete molto cambiato, Alyosha, ed in meglio. La stessa abilità che ha dimostrato stasera nel colloquio con la sua ex fidanzata. Non si tratta di abilità, padre. Io le ho parlato come mi dettava l'anima. Appunto. Hai fatto appello ai suoi sentimenti migliori. Hai saputo destare l'orgoglio femminile in una donna che già ti amava. Sei riuscito a conquistarla alla tua causa. Nemmeno un diplomatico avrebbe potuto fare di più. E in questa tua maturazione di sentimenti non posso non riconoscere l'influenza di Natalia Nikolaevna. Vi sbagliate. Ignoravo questa decisione di Alyosha. Me l'ha comunicata soltanto ora, pochi minuti prima del vostro arrivo. Non ne dubito, mia cara. Ah, perdonate se avete potuto rilevare nelle mie parole una critica. Le parole a volte conducono per errati sentieri e si prestano a sconcertanti interpretazioni. Non siete d'accordo? No, non del tutto. E spesso le interpretazioni possono essere non lontane dalla realtà. Siete fine, molto fine, amico mio. Comunque, mia cara, insisto nel ripetervi che la mia considerazione per voi è aumentata di giorno in giorno. Vi ho conosciuto per una donna leale, pura, disinteressata. So dei sacrifici che avete dovuto affrontare. Lo stesso Alyosha non si è comportato affatto bene con voi, non negarlo. Senza contare i vostri dissensi con la famiglia, con vostro padre soprattutto. A proposito, non fu proprio Nikolai Sergeyevich a scrivermi tempo fa raccomandandovi alla mia protezione? Dico protezione scherzando, naturalmente. Ah sì? Sì, è vero, molto tempo fa. Sono contento che abbiate tanta memoria. Ricorderete allora che io non approfittai della vostra benevolenza. Male? Avreste dovuto farlo. Non bisogna essere troppo orgogliosi. Su questo punto spero siamo tutti d'accordo. E io per primo voglio darne l'esempio. Quando sbaglio sono pronto a fare ammenda, mio caro. E così eccomi arrivato al motivo principale della mia visita. Non vi parrà troppo teatrale questa ouverture? Dipende da quello che seguirà, principe. Molto giusto. Non mi resta quindi che affidarmi alla vostra indulgenza. Cara Natalia Nikolaevna, sono qui per domandarvi nella maniera più rispettosa di fare la felicità di mio figlio, concedendogli la vostra mano. Padre, grazie, grazie. Lo sapevo. Lo dicevo anche prima a Natasha, lei non voleva crederci. Sapevo che ci aveste compreso e perdonato. Piano, tu sei troppo impulsivo. E non parliamo di perdono, perché nei confronti di Natalia Nikolaevna dovrei essere io a chiederlo. Vi sono amico, mia cara. Credetelo. Amico sincero. A parte le belle frasi, quello che ho detto lo sento profondamente. Sul serio. Non abbiate diffidenza verso di me. E accettatemi per quello che sono. Cosa dite? Io non ho parole per esprimervi quanto... Non aggiungete altro. Le lacrime che vedo in questi begli occhi sono più che sufficienti. Vedete, vi ho chiesto un colloquio di 10 minuti e chissà quanto tempo è passato. Ma tornerò a visitarvi presto. Sì, presto. Voglio affezionarmi a voi. Come siete sincera. Una sincerità che vale più di tutte le false cortesie. Fatemi altri elogi, vi prego. Purtroppo non potrò venire né domani né dopodomani. Un affare urgente mi chiama fuori città. Ma subito al mio ritorno, diciamo sabato sera, sarò senza fallo da voi. Non immaginate quanto sia lieto di avervi rivisto. Voi mi interessate moltissimo. E non sono il solo. Sì, sì, anche la contessa Zinaida Simonova e la sua figliastra Caterina sono ansiose di conoscervi. Me l'hanno detto più volte. Anzi, perché non mi accompagnate da loro adesso? Io torno là, mio caro. Sarebbe opportuno che venissi anche tu a scusarti con la contessa. Se n'è andato senza nemmeno salutare. Ma tu rimani sola, Natasha. No, no, caro, va con tuo padre, non farlo aspettare. Io resto qui con te. No, è proprio di questo che volevo pregarti. Accetta l'invito del principe, va con loro e cerca di parlare con Katia. Perché? A che cosa temi? Dopo quello che ha detto il principe, ora? Ma non so, certe sue parole, certi suoi sguardi
Forse a star sola divento troppo sospettosa e cattiva, ma comunque io voglio la tua opinione su Katia. Perdonami se ti chiedo ancora questo. Dunque, avete deciso di acconsentire alla mia preghiera? Venite con noi. Se non disturbo. La contessa sarà onoratissima, e io pure. Mi ripromettevo anzi di venirvi a trovare. Dove abitate? Io abito al vicolo dei Fienili, nella casa del mercante Colucci. Colucci? Mi pare di conoscerlo. Vi abitate da molto? No, no, non da molto. Ecco, ecco, che strane combinazioni. E vivete solo? Sì, solo. Verrò a trovarvi, senz'altro. Cara Natalia Nikolaevna, non dimenticherò mai questa serata. A bientôt, ma chère. Mia cara, così vi rovinate, siete troppo distratta. Lo sapete che detesto questi giochi di carte, non so tenervi la mente. La verità è che vi annoiate. Ditele qualcosa, Marfion Semyonovic. Già, voi dormite, amico mio. Da quando il principe è uscito, la noia è piombata su di noi. La noia genera il vizio, amatissimi. E il vizio conduce... all'inferno, lo sappiamo. Ma non sapete con dire altro, mio caro Marfion. Non vedete che la contessa ha una pena nel cuore? Sì. Rimpiange qualcosa? Non siete noioso con questi discorsi? Madame, vi prego, salite da Caterina Fyodorovna e pregatela da parte mia di uscire dal suo ritiro e di raggiungerci. Non so più come condurmi con quella ragazza. Mi diventa ogni giorno più lunatica e bizzarra. L'avete vista anche voi poco fa. D'altronde... chi può accusarmi se cerco di maritarla presto e nel modo più conveniente? Nessuno, mia cara, nessuno. Basta che quel presto non lo sia troppo. Ma ecco il nostro principe. Fatevi consigliare da lui. Contessa, scusate il ritardo. In compenso vi riconduco il figlio al prodigo. Con voi parleremo poi. Ed ecco, mi auguro un nuovo acquisto per il vostro salotto, il famoso romanziere che eravate tanto ansiosa di conoscere. Ma difatti, un piacere che non mi aspettavo questa sera e perciò tanto più grande. Prego, sedete. E allora, illustre scrittore, immagino che, come tutti i nostri giovani letterati, siete di tendenze vagamente sovversive. Io non mi occupo di politica. Mio Dio, certo che se mi guardo in giro non posso fare a meno di augurarmi qualche cambiamento nel nostro modo di vivere. Ecco, lo dicevo. Tutti vogliono cambiare, rinnovare, rivoluzionare. E in che modo, signor mio? Vi consiglio di andar cauto. Il conte Naïnsky ha una grande passione per certe discussioni. Come uno dei nostri più alti magistrati, si interessa di giustizia sociale ed è preparatissimo sull'argomento. Non esageriamo la preparazione. Io vedo il problema a modo mio. Vogliamo fare i progressisti, tentare nuove vie, riforme? Bene, facciamole. Si vedranno dopo i risultati e peggiori saranno, tanto meglio per il vecchio regime. Come vedete, a modo mio sono progressista anch'io. Di un genere tutto particolare. Lo riconosco. Io voglio solo che i nostri riformatori vadano tanto in là nelle loro pericolose innovazioni da far rimpiangere a tutti il giorno in cui si è dato loro mano libera. Vedrete, di fronte al risultato saranno in molti a ricredersi. E allora niente di più facile che fare marcia indietro, tornare al vecchio, al solido. In una parola voi dite, lasciamoli pure sognare questi vecchi idealisti, che si imbarchino pure sulla nave dell'utopia, e noi cerchiamo,
Anzi, provochiamone, se è possibile, il naufragio. Non importa quanto costi di vite umane, di sofferenze o di sacrifici. Basta che noi siamo salvi. Era questo il senso delle vostre parole? Già. E immagino che urti la vostra coscienza umanitaria. Ma Pirsa va e Miesa è per noi, intendo. Il principe è sicuramente d'accordo. D'accordissimo. Non vi scaldate, mio caro, è ridicolo. Qui siamo in compagnia di una donna charmante e noi imprudenti lasciamo che sia noi in nostra presenza. Scusate se per un momento tolgo Ivan Gavrilovic alla vostra conversazione. Katia vuole parlarvi. Il son jeune, il connaisse pas le monde. A propos, ma chère. Si vous saviez que je suis le nom d'un problème. Beh, perché non dite nulla? Ora che siete insieme, tacete. Come siete, Alyosha? Come volete che così subito. Ivan Gavrilovic, ho tante cose da chiedervi. E ho tanto desiderio di parlare con voi, non so nemmeno io da che parte cominciare. Bene, che cosa avete da dirmi? Non so, forse vorrei solo conoscere attraverso voi Natalia Nikolaevna. So che siete un suo grande amico. Noi siamo cresciuti insieme e c'è molta confidenza tra noi. Ditemi, è vero quello che sostiene Alyosha, che se non va a trovarla per giorni e giorni lei non si offende? Ecco, anche adesso. Io credevo che sarebbe rimasto laggiù e invece è tornato. Spiegatelo voi, Ivan Gavrilovic. Ho dovuto seguire mio padre. Natasha stessa me ne ha pregato. Sì, è vero, Caterina Fyodorovna. Alyosha non avrebbe potuto fare a meno di tornare. Soprattutto dopo la richiesta del padre. D'altra parte lui... No, ma questo sarebbe un discorso troppo lungo. No, vi prego. So già che noi ci intenderemo. Alyosha, non per mandarvi via, non potreste andare a fare un po' di compagnia a Madame oppure andare al loro tavolo? Vorrei parlare un momento da sola con Ivan Gavrilovic. Come volete, se avete dei segreti. No, scherzo. Però fate presto perché voglio ascoltarvi anch'io. Mm. È proprio un ragazzo. Abbiamo la stessa età eppure non vi sembra che sia molto più vecchia io? Sì, in un certo senso è vero. Ma io credo che Alyosha sia uno di quegli esseri fortunati che non invecchiano mai. Perché fortunati? Già, avete ragione. Invecchiare significa aver imparato a soffrire, rassegnarsi. Mi ha raccontato tutto quello che è successo la giusta sera. La decisione del principe e il suo consenso. A voi sembra possibile? E a voi? Non stimo il padre di Alyosha. E penso che sia troppo attaccato ai suoi progetti su di me, intendo, per rassegnarsi. Perciò la sua visita a Natalia Nikolaevna mi ha molto stupita. Sì? Pensate che nasconda qualche altra cosa? Non parliamo di questo. Forse non credere è male. Solo che... Perciò vi ho tanto aspettato, Ivan Gavrilovic. Io volevo chiedere a voi. Non so più come comportarmi adesso. Finora vi siete comportata con generosità. Alyosha ci ha detto della vostra decisione. E il principe l'ha confermata. Sì, ma a che servirà? È quello che mi domando. Lui continuerà a venire da me. Sembra anzi che la mia rinuncia lo abbia legato di più. E questo non l'avevate previsto? No? Perché lo dite? È ingiusto. Domando scusa. Se sono ingiusto è senza volerlo, credetemi. Ma la sorte di Natasha mi sta a cuore più di quanto crediate. Sta a cuore anche a me, ve lo assicuro. Penso spesso a lei. Immagino bella, sincera, intelligente. Deve essere una donna straordinaria. Mi domando come può Alyosha trascurarla così. Lasciarla sola. Come può lei amare un simile bambino?
sono così diversi. Ditemi, venga a dirlo. Credete che saranno veramente felici insieme? Quante cose chiedete? Quante cose volete sapere? Se permettete, invece, vorrei io ora farvi una domanda, un po' indiscreta, forse. Quale domanda? Sui vostri veri sentimenti per Alyosha. Non parliamo di me. Io non c'entro. Lo dite, ma non ne siete affatto convinta. Voi sapevate fin dall'inizio dell'esistenza di questo legame. La vostra matrigna, o il principe stesso, vi avranno sicuramente avvertita di Natasha. Però voi non avete mai parlato con Alyosha. Non mi sembrava necessario. Lui ha creduto di svelarvelo soltanto questa sera. E soltanto questa sera voi avete rinunciato. Che intendete dire? Nulla, nulla. Caterina Fyodorovna, prima mi avete fatto una domanda. E ora vi rispondo. Sì. Io credo che possano essere veramente felici insieme. Alyosha è un bambino. Ma proprio perché lei è una donna, una vera donna, che non ha niente della bambina, che potrà fare molto per lui. Già ve ne andate? Ma vedo che il principe si è alzato, è tardi. Non consideratemi una nemica di Natalia Nikolaevna. Anch'io le voglio bene, ditemelo. Finito il colloquio? Purtroppo mio padre se ne va e dice di volervi accompagnare con la carrozza. Io rimango, Katia. Perché? Un momento su. Siamo stati così poco insieme. E ancora devo ringraziarvi per il vostro aiuto. La sua generosità è adorabile. Natasha non deve essere gelosa. Sarebbe egoismo da parte sua privarmi di questa amicizia. Nei riguardi di Natalia Nikolaevna parlate di egoismo? Voi? Mio caro, non vi dispiace se vi sottraggo anzitempo alla società? Scusate, Ivan Gavrilovich, per quello che ho detto. A volte parlo senza riflettere. Perdonate. Non sono io che vi devo perdonare. E d'altronde di che cosa vi ritenete colpevole? Di agire come vi suggeriscono i vostri sentimenti? Questa è una virtù, non è una colpa. Siate pure così, se questa è la vostra natura. Solo non le fate troppo male. Dunque, è qui che abitate? Casa del mercante Colucci. Sì, qui. Ci siete già stato? Mi pare, sì. Ma sapete, a volte la memoria tradisce. Mi pare, non mi pare. Comunque sono lieto di conoscere il vostro indirizzo, molto lieto. E credo che verrò presto a trovarvi, sempre che non vi dispiaccia. La mia casa non è adatta per ricevere, ma naturalmente se verrete... Verrò, senz'altro. Vi diverremo amici. Potrete rendermi grandi servigi in avvenire. Voi non ve ne rendete conto, ma è così. Arrivederci, Ivan Valdolino. Casa del mercante Colucci.
Elena! Vi ho aspettato. Vi ho visto tornare con quell'uomo. Vieni, vieni. Lui... Elena, ma cos'hai? Ma perché? Perché tremi così? Sono scappata dalla Bugnova. Qui, sì. Non tornerò più da lei, mai più. Qui. Sono venuta da voi perché... Sì, ma non importa perché. Hai fatto venire. Vieni, resta. Qui vicino. No, non guardatemi. No. Perché mi guardate così? Hai... Sei tutta sporca di fango il vestito. Che mi importa del vestito? Questo è un vestito cattivo. È brutto. Io lo odio. Io lo odio, io lo odio. Io lo odio, io lo odio. Elena! Elena! Oh. Oh. Povera creatura di Dio! Ti aiuto io! Ti aiuterò io! Ti aiuterò io!